Beh sì, per noi era importante vincere, l'abbiamo fatto, i risultati oggi sono andati bene. Sono molto dispiaciuto perché sono sempre convinto che la storia dice che anche Trapani bastava un punto, perché poi il calcio è questo, quando si fa le volate finali per qualunque obiettivo un punto fa la differenza. Però, ripeto, oggi è arrivata una vittoria, ci dà una boccata di autostima e di fiducia. I risultati questa volta ci hanno anche favorito, diciamo, per come era la situazione. Oggi almeno dipende da noi, perché comunque quando hai comunque il risultato che ti può permettere di uscire definitivamente da salvarti, questa è tanta roba, quindi sono contento per i ragazzi e adesso dobbiamo recuperare energie per preparare questa partita. Mister, buonasera, Luigi Di Massio, il centro. Lei poco fa ha detto una cosa, ci servirà per una boccata d'ossigeno e autostima, ma lei crede che possa bastare, insomma, che Pescara si possa sbloccare definitivamente? Perché oggettivamente la partita vista oggi, calcolando l'avversario che Pescara aveva davanti, non dico quasi come uno sparring pattern, ma lì vicino, almeno sulla carta, ha sofferto tantissimo. Almeno nel primo tempo è stata una partita molto, una prestazione molto, molto brutta. Non so se lei è d'accordo. Molto brutta. Queste partite qui, È una mia personale valutazione, ci mancherebbe, mister. la tua personale la rispetto, ma vedo sempre che andate sempre sul negativo. Cioè, io penso che oggi bisogna essere tutti positivi. Poi, per carità, dobbiamo essere realisti, io per primo. La situazione non è facile, ragazzi, subentrata anche un po' di preoccupazione. Non mi sembra che tutte le altre squadre con Livorno vincano 7-0. Quindi, detto questo, era 5-1, però hanno vinto, sì. una partita Visto. 5-1, anche Visto, sì, 1-0. però in questo momento credo che la negatività è sempre Ascolta, espressione soggettiva. tu la vedi così, No, mister, io e... non le sto muovendo, io le sto semplicemente dando un dato di No, ma fatto, cioè io non le voglio rispetto mancare di rispetto, si figuri, anche perché lei penso che assolutamente. non abbia nessun tipo di colpa in questo momento. Non ho capito, scusami. Anche perché credo No, che ma lei io non non abbia ce l'ho, nessun tipo di no, ma... colpa in questo momento. No, ma guarda, io non è che ce l'ho con te, possiamo darci del tu o del lei. Sì, ma ci mancherebbe altro. Non è che ce l'ho con te, non è che io no, rispetto la tua, dico che sicuramente in questo momento mi rendo conto che subentra anche un po' di preoccupazione, di paura, no? E anche queste partite che possono sembrare facili, no? Anche tutti sotto linea palla, devi trovare un gol che potevamo trovarlo anche nel primo tempo con Clemenza, con qualche, essendo avuto una grande occasione. È chiaro che dobbiamo giocare, su questo sono d'accordo con quello che dici, dobbiamo giocare con più disinvoltura, tirare via questi freni, no? Questi freni che magari ogni tanto ci tengono, come dire, parlando in gergo tennistico, il braccino corto, perché adesso andiamo a Chievo e ci dobbiamo salvare, abbiamo la possibilità di salvarci direttamente. Ecco perché ti dicevo la boccata di autostima. Spero, Ok. adesso la completo. Anch'io, per me, scusami, ma arrivo da una partita, quindi No, ma di nulla, no, ci mancherebbe altro. devo sbollire un po' la tensione. Quindi Non c'è problema. forse completo meglio, no, ma è colpa mia, completo No, meglio quello che volevo. assolutamente. Boccata di ossigeno, nel senso, spero, ecco, l'espressione più giusta è spero che questa vittoria ci dia una boccata di ossigeno e di autostima e ci possa far esprimere in una maniera più sciolta, più disinvolta. Questo era il messaggio. Ecco, tutto Per qui. sbloccarsi, insomma, questa è la sintesi. Bravissimo, per sbloccarsi, sono d'accordo con te che non siamo stati spumeggianti, questo è normale, però voglio dire, ripeto, la situazione veramente non era facile. Oggi, per esempio, ecco, vedi, basta una partita, anche magari non giocata benissimo, vinta, i risultati ti girano a favore e questo può sbloccare la testa, può far sì che la squadra gli venga immediatamente l'iniezione di fiducia, perché questi sono tutti bravi calciatori, sono tutti ottimi calciatori, quindi prepareremo questa partita con una medicina che è la migliore di tutte, cioè i 3 punti, e andiamo a preparare questa gara. Ok, grazie. Ma figurati.
Sì, purtroppo sì, siamo un po' corti, questo mi dispiace perché anche non aver avuto Galano, però dire, si deve accettare le situazioni io devo assolutamente, come ho fatto, sopperire, cercare soluzioni. Certo che Pucciarelli, avete visto, no? Io non è che... Io so chi è Pucciarelli, lo conosco bene, però è chiaro che poi vedo la settimana, è un ragazzo che va gestito perché ha dei problemi. Infatti oggi è entrato, ha fatto l'assist e poi mi ha chiesto di uscire perché ha questo fastidio che si porta dal grave infortunio che ha avuto, ha uno strascico purtroppo che si porta dietro. Poi c'è Bosic, poi ci sono altri acciacchi. Adesso faremo la conta però... Voglio dire, rientra Galano che mi dà sicuramente una soluzione importante là davanti. Adesso stanotte stacco un attimo e poi domani comincerò a capire come mettere la squadra meglio in campo, soprattutto per costruire una partita che mi possa anche garantire i 90 minuti, perché è chiaro che arrivati a questo punto con un grande caldo che sta avvicinando. Con tutti questi acciacchi bisogna essere bravi a gestire. Ecco, mister, una domanda. Non è mai facile, insomma, giocare una partita sapendo che ti trovi a convivere con l'imperativo di vincere. Io la metto così, perché sul piano psicologico, insomma, è vero, il Livorno già era retrocesso da tempo, tanti gol subiti, seconde linee, tutti i discorsi giusti, però ha giocato con la leggerezza di chi conosce già il suo futuro. Diciamo che questa è stata la difficoltà. Sicuramente da parte del Pescara, che può e deve fare meglio, per carità, eh. Su questo siamo d'accordo, anche prima l'ho detto all'altra domanda, sono d'accordo, io sono molto realista, però ci sono, il calcio funziona così, dici una cosa giusta, perché quando non hai più niente da perdere, vai dentro e sei spregiudicato, è un meccanismo psicologico che fa la differenza, quindi... Mi riallaccio un po' all'argomento di prima. Mi auguro che questi 3 punti e questi risultati che all'ultimo, negli ultimi 5 minuti, ci hanno riaperto la porta diretta della salvezza, ci dia un'iniezione di grande positività, di energia per andare a affrontare la partita col Chievo. Questo è quello che spero che arrivi ai ragazzi, ma sono sicuro che arriverà, perché comunque dopo tutta questa sofferenza, voglio dire, avere la possibilità di salvarsi direttamente dipendendo solo da noi, secondo me, è tanta roba. Per Mister, com'era la situazione, no? io le volevo fare un'altra domanda, le volevo chiedere su Pucciarelli. Di Balzano abbiamo visto, insomma, che si toccava la coscia ed era a terra. Pucciarelli cosa ha fatto di preciso, se ha avuto modo di parlare anche con lo staff medico? Sì. Allora, Pucciarelli, praticamente, lui, sapete, quando è arrivato io non c'ero, si è strappato, no? Primo allenamento, quindi è stato un po'. È rientrato, però sembra che in quel punto dove lui ha avuto un grave infortunio, perché si parla di strappo, no? Quindi strappo vuol dire distaccamento delle fibre, lì lamenta ancora dolore quando va a calciare, quando va a scattare. Quindi adesso dovrò domani, già stasera abbiamo fatto un piccolo briefing, domani al campo, quando siamo tutti più lucidi e riposati, faremo il punto della situazione per cercare di recuperare. Si parla anche dell'ultima partita. Io volevo fare, innanzitutto, permettetemi i complimenti a tutti i ragazzi, no? A tutti quanti, perché hanno dato tutto quello che avevano, veramente. Chi aveva acciacchi, per esempio, parliamo di Balzano. Balzano sta giocando con uno stiramento da 2 o 3 settimane. Oggi è arrivato, però ha dato tutto quello che aveva. Questo è quello che voglio, e Antonio l'ha fatto così come tanti altri hanno giocato con acciacchi, anche Bettella stretto i denti, tutti, chi è entrato oggi, che non giocava da tempo, si è fatto trovare pronto. Quindi questi sono grandi segnali positivi, vorrei farlo presente, perché poi alla fine è questo spirito che serve per andare a fare questa battaglia finale. In ogni caso, buonasera mister, sarà vietato fare calcoli, stare a vedere quello che fanno le altre, cioè a Chievo bisognerà solamente fare gli ultimi 3 punti, vero?
perché se ci si mette poi a fare calcoli diventa ancora più difficile. No, ma anche perché calcoli non ne possiamo fare. No, ecco perché vi dico che sono dispiaciuto, ero molto, molto dispiaciuto dopo Trapani, perché si doveva vincere, ma non si doveva perdere. Oggi un punto faceva la stradifferenza, perché è così il calcio, è così. E gli scontri diretti non vanno persi, ecco perché sono ancora arrabbiato a Trapani. Proprio oggi sono felice, sono contento, però sono dispiaciuto perché non bisognava perdere. Però voglio dire, ormai quello che è stato, non si deve piangere sul latte versato e stare lì tanto a fare la falla lunga. Sono d'accordo con te che bisogna giocare senza fare calcoli. Ultima da parte mia, questa difesa a 4, mister, piaciuta? Ma sì, io me l'ho detto all'inizio, prediligo la difesa a 4, poi ho fatto anche dei cambiamenti a 3 per delle esigenze di condizione, di caratteristiche di giocatori. Però oggi chiaro, l'avversario, con tutto il rispetto per il Livorno, anche se davanti c'era Murillo, e Murillo è un giocatore importante, però sono stati attenti. Drudi, vabbè, non è che lo scopro io, è un giocatore di grande affidabilità, l'ho scelto lui oggi vicino a Bettella, ha fatto bene anche Zappa, ha fatto bene Antonio, si sono comportati bene. A posto? Grazie. Buona serata.